Hello guys, io sono Shane, benvenuti su Secret of Grindea. Ci siamo lasciati qua davanti a questa simpatica casetta dopo aver costruito il ponte che contiene nulla, praticamente nulla. Però abbiamo notato che se noi, tornando nel passato, possiamo notare che c'è questa cassa lì nell'acqua. Quindi noi dobbiamo fare una cosa per raggiungere quella cassa. Tecnicamente dobbiamo fare andare nel presente, tornare qua del coso delle scimmie, ritirare giù l'acqua, cioè tornando sempre nel passato. Oh, sarà un procedimento molto molto fastidioso. Per spostare, come faccio a farlo? Questa cassa qua, ok, perché tornando nel passato abbiamo creato questa struttura, no? Perfetto. Quindi adesso noi torniamo di qua, ritiriamo giù, cioè torniamo sempre nel passato, ritiriamo la leva, tanto mi ricuro ancora. Fatto questo, ciò tizio non serve a niente, ciò... Oh, mi vendi cose tu? A cappelli e cose che francamente non mi servono. E che tu mi vendi qualcosa di utile? No. Ok, abbiamo fatto questo, quindi noi torniamo di nuovo nel presente e possiamo raggiungere la cassa. Però per raggiungere dobbiamo fare andare di qua, tornare di qua, andare di qua senza farci uccidere possibilmente da vermi e bestie varie. Nope. Aia. Ok. E prenderci la cassa, che contiene un ciliegio bonsai. Wow, che utilità. Vabbè, chiacchiere a parte, vediamo cosa c'è qua sopra un attimo. Un campo di addestramento. Lì c'è la gilda dei cercatori, magari, di questo villaggio. Tu mi dai qualcosa? Mundi? No? Ah, un elmo che parla e lo scudo parlante. Wow. Voi non mi fate entrare, questo me lo immaginavo. Andiamo a questo cosiddetto puzzle world. Specente piccolo, so che non vedo di spendere la tua paghetta, ma dovrai aspettarti quando i lavori saranno finiti. I miei lavoratori perfettamente in regola saranno lavorando lentamente per finire il prima possibile. Ok, quindi qua non si fa niente per il momento. Maledetto Moniflix. Niente. Cosa mi dici tu invece? Queste piante servono un sacco di tempo e di acqua per crescere. Ah, quindi sì, adesso torno di nuovo nel presente. Le piante sono cresciute abbastanza da farmi salire. Vediamo un po'. Esattamente. Quindi posso andare sul tetto e trovare un unico scrigno chiuso. Questo emblema sembra importante. Tieni una parte. Ok, abbiamo ottenuto un emblema. Non so a cosa ci serve, però abbiamo ottenuto un emblema verde. Ah, fermi tutti, aspetta. No, ok, dobbiamo tornare nel passato e andare di qua. Aia. Muori, grazie. Perfetto, muori anche tu.
Unisciti ai morti. Nope. 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 Ok, distrutto. Abbiamo la pozione del drop. Mi sto iniziando a fare un po' troppo colpire però, eh. E volevi. Vabbè. Ho cannato l'utilizzo dello scudo. Ribeviamo la pozione del drop. Level up. Buono. Maledetto, mi sei passato attraverso. Ma... sì, vabbè, dai. Ok, grazie di essere morto. Aia. E muorici. Perfetto. Ok, scusate se ho dato un colpo al microfono, non so se ha fatto casino o no. Ok, qua possiamo mettere i cosiddetti sigilli che abbiamo trovato. È chiuso. Diamine, voi umani davvero siete gelosi dei vostri artefatti. Queste tre cavità forse sono legate al meccanismo di apertura. Avremo bisogno di altre informazioni. Torniamo indietro nel tempo e chiediamo a qualcuno. Forse quella nostra amica sacerdessa potrà rendersi utile una volta tanto. Ok, andiamo a chiederle. Oh, ci si rivede. Come sta andando? Mi piace non avervi potuto aiutare prima. Non preoccuparti, chierichetta. Potrei metti spendendo una semplice domanda. Quel grosso portone che conduce al tempio interno, come opera? Scusa? Nel senso, come fa ad aprirsi e chiudersi? Ah, non si chiude mai. Una volta era sempre chiuso, ma oggi lo teniamo sempre aperto. Ok. Facciamo finta che sia chiuso. Come si fa ad aprirlo? La storia non è la materia di cui sono esperta, ma cercherò di spiegarvelo. Vedete quei tre emblemi sul portone? Una volta l'alto sigillato il gran cercatore e il sindaco ne avevano una a testa. La porta poteva essere aperta solo da loro tre assieme e quasi nessuno entrava mai lì dentro. Però quando la città è cresciuta e il numero di sacerdoti è aumentato, tutta questa sicurezza è diventata poco pratica. Hanno quindi deciso di fare delle copie di questi emblemi ed è diventato più facile entrare lì dentro. Fin troppo facile. Tutte queste copie di emblemi hanno reso inutile il meccanismo di chiusura e quindi si è preferito affidarsi a delle guardie. È da circa un secolo che quel portone non viene più chiuso. Ok, d'accordo, quindi per aprire quel portone avremo bisogno di quei tre emblemi, teoricamente parlando. Dove potremo trovarli? Oh, i giorni nostri praticamente indicano la classe d'appartenenza. I sacerdoti portano l'emblema della fede, i cercatori l'emblema della volontà e il resto dei cittadini l'emblema della realtà. Sentito, giovane, pare che mettere le mani su questi emblemi non sarà difficile come pensavo, eh? Perché volete i nostri emblemi? Come souvenir, ovviamente. Per cos'altro, scusa? Per riportare in una linea temporale differente? In effetti, se la metti così, immagino non ci sia nulla di male. Sono sicura che gli altri sacerdoti non vi daranno mai uno dei nostri emblemi, ma vi farò venire in mente qualcosa. Per l'emblema del valore, dovreste provare a parlare al quartiermastro, al QG dei cercatori. Gli emblemi della realtà vengono esibiti all'ufficio di cittadinanza, proprio sopra casa mia. Ottimo, con il mio savoir-faire avremo questi ciondolini a batter d'occhio. Buona fortuna, se avete domande sono sempre qui. Ma ora che ci penso, non abbiamo già uno di quegli emblemi? Sì, è vero, abbiamo trovato un emblema della realtà in uno di quei forzieri. Sapevo che entrarsi in quella casa sarebbe stata una buona idea. Andiamo a cercare gli altri due. Ok. Quindi, valore e fede. Ok. Carino il QG di quest'epoca. Tu mi dici qualcosa? QG di cercatori, ok. Qua c'è qualcosa? No. Ehi, ciao amico. Vuoi un emblema del valore? Sono spiacente, ma solo i cercatori qualificati possono portarne uno. Fidati, siamo più che qualificati. Oh, è anche parecchio sicuro di voi, beh? Beh, sentite un po'. La maggior parte dei cercatori sono stati così impegnati a difendere la città dalla vermespina gigante che... vermespine giganti? Sì, non importa, i bambini dovrebbero avere a che fare con dei mostri giganti. Comunque, come stavo dicendo, noi adulti siamo così impegnati a gestire i mostri giganti che non abbiamo tempo di occuparci delle missioni. Se riuscite a superare la nostra prova delle missioni, vi renderò cercatore onorario e vi darò uno dei nostri emblemi. Missioni? Siamo nati per le sfide come questa. Questo è lo spirito giusto, ecco le due richieste che abbiamo ricevuto settimana scorsa.
una da parte di Sizzo, il nostro riverito maestro, l'altra è da Brandy, il nostro non così riverito guardiano della Liga. Andate a parlare con loro per il taglio della missione. D'accordo, giovane, facciamo vedere a questi relitti come dei professionisti affrontano le missioni. Ok. Allora, Brandy, partiamo da te. Che cosa vuoi da me? Beh, hai qualcosa da dirmi o ti diverti di infastidire la gente? Ci è stato detto che hai inviato una richiesta ai cercatori. Ah, quei maledetti snob si sono decisi ad ascoltarmi? A combattere tutti i miei anni di distinti servizi sono stati riconosciuti. Allora, ho lavorato qui per ben 10 anni. Sapete che regalo mi hanno fatto per festeggiare? Niente. Un bel niente. Riuscite a crederci? Sì. Beh, ho lavorato duramente e mi merito un regalo. Il regalo che mi merito è una birra millenaria. Una... cosa? Una birra millenaria. Le birre non fanno altro che migliorare più... invecchiano, no? Io ne voglio una che è invecchiata per 1000 anni. Ovviamente nessuno ha mai aspettato così a lungo prima di aprire un barile di birra. Si dice che la birra che è stata fatta invecchiare più a lungo abbia raggiunto i 500 anni. Poi può essere bevuta da un imperatore. Quindi io voglio assaggiare qualcosa che nessuno ha mai assaggiato prima. Una birra vecchia di 1000 anni. È la richiesta più stupida che abbia mai sentito. E approvo anch'io Shen in persona di questa idea. Ti rendi conto che quello che vuoi è tecnicamente impossibile? Non mi interessa se è impossibile. È quello che merito, dannazione. Ed è l'unica cosa che importa. Grazie alle faglie temporali potremmo essere in grado di dargli quello che vuole. Devi riprovarci. Dove potremmo trovare della birra? Sì, ma dove trovo una birra? Ripeto la domanda. Questa è la domanda più logica. Qua dentro non credo troveremo della birra. Aspetta, però forse qui alla locanda potrebbe essere un'idea. Un'idea della birra, amico? Una birra millenaria? Ah, certo, è stato quello di Brandy a chiederla, vero? Beh, in teoria una birra millenaria non è altro che una birra al frumento peron che è rimasta nel suo barile per 1000 anni. E te ne hai? Ce n'è un barile giù in cantina. Ma è rimasta lì solo per un anno. Ottimo. Siete pensati di dargli della birra normale per imbrogliarlo? Non funzionerà. Potrei essere un idiota, ma è il miglior degustatore di birra che conosca. Riconoscerà sicuramente la birra millenaria. Grazie per il consiglio, ma non preoccuparti. Gli porteremo una vera birra millenaria. Secondo me è impossibile, ma mi sembrate davvero decisi, quindi buona fortuna. Fai, intanto qua che è triste. Vabbè, lasciamola sospirare. Quindi questa è la birra millenaria, no? Ok, quindi torniamo indietro nel tempo. E la birra non c'è più perché è stata rotta. Aspetta, ma in che punto la birra non si distrugge? Ah, lì in basso, ok. Quindi la spostiamo qua sotto. Ed è intera, ok. Ottimo, un barile ancora intatto. Ora abbiamo solo bisogno di un contenitore in cui versare la birra. Che dici di andare a cercare una bottiglia di sopra? Un'idea. E voi scimmie che cosa ci fate qui? Aia. Ma perché devo combattere con delle scimmie? Domanda 1 milione di euro. Allora, mi potenzio pure con doppia pozione. Pozione del danno e del drop. Una carta della scimmia. Mentre mi sento di trovare oggetti commestibili, miele, banane, eccetera. Che fortuna sfacciata però. Allora, cioè, ho trovato una carta così completamente a caso. Ok, muori. Grazie mille. Ok. Aspetta, vediamo un attimo com'è la carta della scimmia. Beh, perché non c'è? Eccola qua, scimmia. Ah, simpatica. Ed era anche l'ultima tecnicamente carta dell'album per i mostri per ora implementati. Ok, bottiglia di birra vuota.
facciamoci un drinketto per curarci. Prendiamo la birra. Portiamogli la birra. E se andare a chiedere anche a Shanzu. No, Shinzu. Oddio, vuoto di memoria come si chiama questo tipo. Shizou. Ah, quindi sei qui per la richiesta che ho inviato ai cercatori, eh? Sono contento mi sia stato mandato qualcuno esterno. Onestamente, è un incarico un po' imbarazzante. Ha a che fare con Mana. Quando Tessa e Zamana erano giovani, era sempre pronto ad aiutarmi quando ne avevo bisogno. Col passare del tempo è diventata molto importante per me. Vorrei, cioè... Vuoi sposarla? Voglio chiedere di uscire con me. Ah, okay. Ma non so come fare. L'unica cosa di cui parlavamo di solito erano i bambini, capisci? Non voglio finire per fare una brutta figura, quindi voglio che tu scopra cosa le piace. Voglio sapere quali fiori devo portare, cosa le piace mangiare e che passatempo ha. Se riuscirai a scoprire queste cose avrai la mia eterna gratitudine. Anche cosa gli piace mangiare, i suoi fiori preferiti e il lobby che ha. Ok. Vuoi sapere il mio cibo, i miei fiori e il mio hobby preferito? Fammi indovinare. È stato Shizou mandati da me, vero? Un uomo serio come lui, così imbarazzato a una cosa simile. Lo trovo adorabile. Ma la signora non può rivelare i suoi segreti. Dovrei farmi un favore se vuoi il mio aiuto. Il ponte per casa mia è crollato. Se riuscirà a rimetterlo in sesto, ti dirò il mio cibo preferito. Ok. No, devo rifare tutta la cosa della... Della fonte... Sì, della diga. Ah, tristezza. No, tu tieni la tua birra avvelenata. Va andando. Smetti di infastidirmi, stupido bambinetto. Vuoi la tua birra o preferisci che ti dia una bella ripassata? Eh, cosa? No, non ci credo. È impossibile. È impossibile. Io mi merito l'impossibile. Tu non ci hai mai chiesto l'impossibile. Ci hai chiesto una birra avvelenata. Dammela qua. Un rapido assaggio dimostrerà che te e quello fastidioso sacco siete solo dei stupidi truffatori. Allora? Ma questa... È fantastica! Un gusto così ricco, un perfetto grido di dolce amaro. Semplicemente perfetta. No, non me la merito. Vi chiedo scusa se l'ho virtuto di voi. Chiedo scusa per tutto te, magnifico sacco parlante. Ehi, questo ti sta iniziando a piacermi. Devo andare. Aver potuto scegliere questo nettare dopo essere stato un peso per gli altri per tutti questi anni. Dedico il resto della mia vita ad aiutare gli altri. In questo modo forse riuscirò ad essere degno di questa magnifica birra. E la diga qui dovresti... Per la guardia? Oh, ah sì, in realtà non ho mai toccato quella leva in vita mia e nessuno si è mai lamentato. Qui a Taiming, beh, non ci piace cambiare le cose, direi. Se volete aprirla o chiuderla, fate pure. Discolamente a Clinton, come avete mercosamente detto la mia richiesta. Buona giornata, amici miei. Sì, va bene, avanti, giovane, abbiamo altro da fare. Ok, un talent orb. E dato avrei anche fatto un level up, ma non sto equipando... Cioè, non sto segnando i punti. Dovrei anche farlo. Ma sono pigro e non c'ho voglia. Magari lo farò off cam. I potenziamenti così, cioè, invece di farvi, magari farvi perdere tempo nel video per eventuali power up. Tanto me la sto comunque cavando abbastanza bene. Ok, ho riparato il ponte. E che soluzione creativa, pronto per la tua ricompensa? Il mio cibo ferito sono banane fritte con contorno di gelato. Ottima scelta, i fiori. Oh, non posso dirtelo, noi i timing possiamo partire cattiva forte noi verranno gli sconosciuti. Pensa, l'ho detto solo a una mia amica saggettessa, così potrà far crescere i fiori giusti sulla mia tomba. La tua tomba, eh? Mi pare di aver visto un cimitero, no? Che cosa manca, vale dire? Non ti sono non finire lì ancora per un bel po', sai? Visto l'aspetto giovanile che ancora hai, almeno per 8.000 di anni, direi. Oh, ma allora sai anche essere romantico. Non per vantarmi, ma la maggior parte delle persone che incontro va matta per me. Ora, riccioli grigi, poi dicemi il tuo preferito. Io, ecco, è abbastanza imbarazzante, mi dispiace, ma è una cosa che resterà fra me e il mio diario. E quel dolce vecchietto... Che sapere il mio cibo preferito doveva bastargli. Ok, quindi io tecnicamente adesso vado su di qua. Mi riteletrasporto nel present. Evito di farmi picchiare da tutti questi. Non puoi fuggire. Ops. Ma quel coso non mi lascia scappare. Ah, devo fare il giro per dall'altra parte. Ops. Ah, mi sto incasinando. Beh ragazzi, direi che forse potremmo anche fermarci qua. Che ne dite? Quindi, da Shen e Secret of
Grindea per il momento è tutto. Nella prossima parte cercheremo di finire tutte le varie mini quest e di entrare all'interno del tempio nel presente. Quindi da scena è tutto e ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi, ciao!